Amici di Lodi Fanfulla TV, siamo a Cavenago d'Adda per la 25esima edizione del Salamino d'Oro che si terrà presso la trattoria Antica Barca. I giudici sono appena arrivati, andiamo a sentire le loro prime impressioni. Pietro Foroni, assessore regionale al territorio, e quale miglior manifestazione per rappresentare il territorio lodigiano? Sì, è una bellissima manifestazione, oramai è da anni che faccio parte della giuria, una straordinaria manifestazione, il Salamino d'Oro, una degustazione di salami amatoriali, ed è bello vedere tanta passione, tanta dedizione da parte dei produttori, ma anche la partecipazione da parte dei cittadini, e anche in un bellissimo contesto qual è la trattoria dell'Antica Barca. 25esima edizione, ogni anno poi vedo uno spirito nuovo per innovare, quest'anno in piazza, quindi significa che una manifestazione 25 anni, ma è ancora molto giovane, nel senso che ha ancora tantissimo da dare. Fabrizio Sant'Antonio, sindaco di Macastorna, 25esimo anno di Salamino d'Oro, una tappa importante. 25 anni bisogna celebrare, penso che sia una tappa importantissima, perché questa iniziativa, che grazie alla famiglia Monizzoni si sta ripetendo da tanti anni, è diventata effettivamente un must del nostro territorio. Non so dirla, definirla una tradizione culturale, non lo so, culturale gastronomica, certamente molto partecipata e molto attesa. Io sono contento di essere qua. Siamo con Silverio Gori, presidente del Parco Adda Sud, uno dei giurati più longevi di questa manifestazione. Ma più longevi non lo so, comunque sono 11 anni che io partecipo a questa manifestazione, che è sempre molto bella. 25 anni, questa manifestazione assume ancora più importanza? Sicuramente, sono 25 anni di un insieme di manifestazioni sempre legata a questo tema, e che è molto importante, perché vuol dire che è una manifestazione che ha avuto un seguito enorme, perché è sempre molto molto partecipata, ma soprattutto per la qualità, vuol dire rimarcare proprio una tradizione che era insita nella nostra famiglia. Siamo con Stefano Lambri dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi. Qual è la difficoltà principale nella valutazione di un buon salame? È saper ben bilanciare la valutazione dei vari aspetti, perché oltre a saper valutare l'aspetto più importante, che è quello del sapore, degli aromi eccetera, è importante anche saper valutare l'aspetto esterno, l'impasto, la presenza o meno di difetti all'interno della fetta, e quindi dare un giudizio globale dell'intero salame. Quindi bisogna bilanciare un po' tutti gli aspetti e alla fine dare un giudizio generale. Funziona in questa maniera: sono 48 salami. Ci sono 4 giurie da 3 persone per giuria, che assaggiano 12 salami ogni tavolo di giuria. Da ogni tavolo escono 2 salami che hanno avuto i maggior punti e arrivano 8 salami in finale. A quel punto la giuria diventa unica di 12 persone, si riuniscono tutti e assaggiano gli 8 finalisti. E vince, non ci si può influenzare, perché ognuno dà i punteggi, e vince il salame che è piaciuto di più, non il più buono, perché questo è un concorso dove vince il salame che è piaciuto di più. Marisa Giusti, una dei 12 giurati, l'unica donna però, qualche tipo di influenza dagli altri 11 giurati uomini? Mi dicono sempre di non fare commenti sui miei giudizi, perché altrimenti influenzo gli altri e quindi devo cercare di stare zitta, cosa che per una donna sapete che è sempre molto difficile, assolutamente. A quante edizioni ha partecipato? A una decina. Sì, sono 10 anni che partecipo al Salamino d'Oro, qualche volta come giuria, qualche volta come tagliatrice, sono 10 anni che ci partecipo. Ormai però un abitué. Assolutamente sì, e direi che è una manifestazione molto divertente, simpatica, e ho imparato anche ad assaggiare il salame, decisamente. Alberto Mariani, uno dei 12 giudici, qual è la difficoltà principale nel valutare? Ma la difficoltà principale è quella soprattutto del gusto, quella di sapere individuare quando il gusto del salame è corretto, la maturazione, la stagionatura, il tipo di salume, se è stato messo in condizione di invecchiare, di stagionare bene. Quella è una delle difficoltà maggiori che possiamo trovare nel scegliere qual è poi il salame migliore.
25esima edizione del Salamino d'Oro, una tappa importante, un quarto di secolo. Certo, una tappa molto importante e soprattutto continuativa, non c'è stata nessuna interruzione come in certe situazioni che magari il 25esimo lo si raggiunge per alcune manifestazioni con degli stacchi, qui è proprio continuativo, quindi proprio una tradizione, un susseguirsi di produttori, di persone che comunque ci tengono a questa tradizione e che continua e continuerà.